la serata di stasera vuole innanzitutto essere questo, una festa insieme a tutti voi in cui l'API presenta se stessa, presenta la lista dei candidati di giocatori. Queste elezioni che per noi sono molto importanti. Prima di cominciare però vorrei che facesse di nuovo un applauso ai nostri a presentare la nostra lista. Abbiamo già presentare all'onorevole Rutelli che 3 minuti sta qua, però incominciamo con la nostra lista. Allora, la nostra lista è formata da uomini e donne che appartengono ai vari ceti sociali. Noi nella nostra lista abbiamo 3 donne che passo subito a presentarvi perché sono il nostro fiore all'occhiello. E sono Luisa Marro, che mi vedeva di qua, Luisa Carino, e la nuova Benvenuta. Queste diciamo sono le nostre 3 grazie. Thank you.
giornata che sta lavorando per vincere. Sì, vabbè, quindi ci presentiamo, quindi se qualcuno di voi, uno solo, vuole dire qualche cosa, noi siamo felici. Sta venendo lo stesso, quante speranze, no? Nutriamo questa sera. Io credo che, insomma, dedicare un mese della propria vita alla propria città, facendo una campagna elettorale anche faticosa e cercando di allontanare, diciamo, da questa città le angosce più profonde, un salto nel buio, quello che vedrebbe questa città, diciamo, con la destra, io credo che sia un po' come per noi maschietti aver fatto il militare. Quindi auguri soprattutto alle ragazze, naturalmente, che faranno questo mese di militare, e un invito ad allontanare il più possibile questo salto nel buio. Grazie ancora per la vostra capacità. Allora, abbiamo... velocissimamente, visto che il senatore Lucchesi sta lasciando l'intervista all'esterno, ci facciamo una foto anche a beneficio della stampa, perdonatemi se tiro un po' anche l'acqua di un mulino. E nel frattempo io voglio salutare gli amici che sono già in sala e che rappresentano l'ABI già sul campo. Io mi auguro che sia un antesignano di quello che sarà il nostro Enzo Carbora. Saluto il sindaco di Gazzito, Peppe Barra. Segretario dell'ABI Francesco Rutelli in questa che è una giornata particolare.